Buonasera, colleghi e colleghe. Vengo subito al dunque. Nuova ordinanza della Regione, la 234, che entrerà in vigore domani 28 novembre ed avrà validità fino al 3, dicembre, quindi per ben 6 giorni. Vediamo cosa prescrive. Molte sono le conferme rispetto alle due precedenti ordinanze, la 216 modificata dalla 218, con alcune novità. Andiamo in ordine. Conferma ancora una volta dell'utilizzo della mascherina, con le solite consuete eccezioni che conosciamo. In realtà c'è confermato anche quella contraddizione tra il poterla abbassare per consumare cibo e bevande ed eventualmente fumare, attività quanto mai deleteria e sconsigliata, ma pazienza, e però nello stesso tempo conferma anche il divieto di consumazione all'aperto o su area pubblica o aperta al pubblico. Come avevamo già visto in precedenza. Quindi diciamo che insomma, ogni tanto se le rileggessero le ordinanze male non farebbe. Vabbè. Viene modificata la lettera A4, o meglio, non modificata, è una nuova ordinanza, però diciamo che rispetto a quello che era la A4 delle ordinanze che vi ho citato prima, 216 e 218, questa nuova lettera A4 è molto alleggerita perché di fatto adesso prevede per i mercati e per i mercati contadini il solo rispetto delle misure di mitigazione di cui al protocollo regionale approvato con l'ordinanza 82 del 17 maggio. Quindi per permettere lo svolgimento dei mercati e dei mercati cittadini bisogna fare riferimento alle misure prescritte dal protocollo regionale di maggio. Si raccomanda di adottare un apposito piano di controllo da parte del sindaco, ma inutile dirlo, insomma, sapete meglio di me quanto valgono le raccomandazioni e mi astengo dal fare battutacce in proposito. Confermato il divieto di fiere, sia quelle commerciali che quelle del sistema fieristico, confermato il divieto dei mercatini degli hobbisti, dell'esposizione delle opere d'arte, ahimè non potrò esporre i miei capolavori di pittura, vabbè, delle opere dell'ingegno e simili, quindi assolutamente ancora vietati. Conferma ancora il divieto, per le scuole, di impartire gli insegnamenti a rischio elevato, l'educazione fisica, le lezioni di canto e le lezioni di strumento a fiato, mentre cambia qualcosa, e adesso lo vediamo, festivi, in materia di festivi e prefestivi. Allora, nei festivi e prefestivi, gli esercizi commerciali insediati nell'ambito dei centri commerciali, delle aree commerciali integrate, dei poli funzionali, che ormai insomma, conosciamo, sono chiusi, salvo che per la vendita solita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari che prima non erano contemplati, tabacchi ed edicole. Ricordo sempre che tra i generi alimentari rientrano anche quelli per gli animali. Quindi, festivi e prefestivi all'interno dei centri commerciali, aree commerciali integrate e poli funzionali chiusi, salvo le eccezioni appunto che vi ho appena detto. Nei festivi e prefestivi, le grandi strutture di vendita fuori dai centri commerciali, dalle aree commerciali integrate e dai poli funzionali sono chiuse. Quindi grandi strutture dentro ai, diciamo genericamente, ai centri commerciali sono chiuse, salvo, come al solito, per la vendita dei generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari e in questo caso anche i prodotti per la cura e l'igiene della persona e della casa, gli articoli di cartoleria e cancelleria, i tabacchi e le edicole.
non c'è più la chiusura delle medie strutture di vendita. Quindi le medie strutture di vendita fuori dai centri commerciali, ovviamente centri commerciali, aree commerciali integrate, poli funzionali, ripetiamolo sempre, insomma, che siamo più sicuri, possono restare aperte, diciamo, a prescindere dalla tipologia di merce offerta in vendita. Questa direi che è la grande novità. Viene meno anche il divieto di vendita su area pubblica nei festivi per i prodotti non alimentari. Ovviamente questa norma è da coordinare con la norma sui mercati, quindi si potranno fare mercati anche di non alimentari, quindi su area, commercio su area pubblica, anche di non alimentari nei festivi, con il rispetto di quei protocolli che abbiamo detto prima e con la raccomandazione che abbiamo detto prima. Sono stato velocissimo per non rubarvi troppo tempo e non annoiarvi. Un saluto a tutti, un caro abbraccio e un buon lavoro. Alla prossima!